1 marzo 1975, 1 marzo 2016, sono passati 41 anni. Emanuela Bonura ed il fratellino Nunzio stavano recandosi a scuola. Un autotreno rischiò di investire il piccolo Nunzio e la sorella intervenne per proteggerlo. Gesto che non li strappò al tragico destino che li portò via ancora giovanissimi. Ad Emanuela e a Nunzio è stata dedicata la giornata di oggi con una cerimonia organizzata nell'auditorium Virgilio Argento della scuola Paolo Emiliani Giudici. Erano presenti i familiari dei due bambini, gli ex compagni e docenti della loro prima C, rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine. Oggi tornano a vivere, sono qui con noi sia Emanuela che il piccolo fratellino Nuccio, e la scuola, su sollecitazione della Procura della Repubblica, dei Carabinieri, ha voluto organizzare oggi, nel 41esimo anniversario della scomparsa, una festa. Oggi qui non si piangerà, qui oggi si gioirà per questi due bambini. Durante l'iniziativa di oggi è stata ricollocata nella cappella della scuola una targa in ricordo dei due fratelli, il procuratore capo Lucia Lotti. Tutto quello che porta ai bambini, ai problemi, alle storie, ai ricordi del passato, è comunque un qualcosa di straordinariamente vitale. Questo è lo spirito con cui questa iniziativa è stata organizzata e mi fa piacere partecipare perché appunto è una scuola, è il futuro, anche se ricordiamo un evento triste. Alla cerimonia è intervenuto anche Salvatore Parlagreco, ex docente. Qui c'è stato il miracolo, tutti i compagni di scuola di questa bambina sono qui presenti. Questa è Gela, no? Gela di cui parliamo tante volte per molteplici motivi, non sempre positivi, gela anche questa. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese. È una giornata di un evento tragico, ma che nel contempo l'amore fra bambini che si è palesato fino all'estremo sacrificio. È giusto poterlo ricordare.